Piacere Italia, siamo qui con Marco perché stiamo presentando a Vinitaly qualcosa di eccellente, a dimostrarlo è questa medaglia d'oro. Allora raccontaci un po' come siete arrivati, raccontandoci la storia di questa azienda, ad ottenere un riconoscimento mondiale. Ma niente arriva a caso, abbiamo lavorato moltissimo, la famiglia Bocchi è stata grande in questo, nell'individuare proprio una delle eccellenze di Verona che è l'olio extravergine d'oliva. Non è solo vino, ma è anche olio e i suoi derivati. Arrivare a essere campioni del mondo significa anche tanti anni di studi per quanto riguarda la tecnica dell'olio extravergine d'oliva. Quindi dobbiamo stare molto attenti, prima di tutto al prodotto, come si fa il prodotto in campo, e lavorarlo molto bene poi in frantoio. Grazie al cielo abbiamo studiato per 5 anni una struttura che adesso è, possiamo dire con orgoglio, all'avanguardia nel mondo dell'alimentazione dell'olio extravergine d'oliva. Stavo pensando e riflettendo sul fatto che il nostro territorio deve fare i conti con un'Italia che è baciata dal sole però da, diciamo, anche in altre regioni, quindi avete anche la bella di Cerignola, qui davanti abbiamo un cestino che racconta quanto state facendo nell'alimentare, dietro di noi invece una linea anche di bellezza. Che cosa vi manca secondo te? E un'altra domanda invece, che cosa vi ha contraddistinto? Beh, intanto questo non nascono anche questo a caso, perché la storia della famiglia Bocchi sono 35 anni nel mondo della frutta e verdura del fresco, quindi abbiamo selezionato i nostri partner, cioè i partner di Fondanara. Invece la Cosmesi è proprio un equilibrio tra due prodotti veneti d'eccellenza, appunto l'olio e il miele, per una Cosmesi naturale, senza allergeni, senza uso di sostanze chimiche di sintesi, per tutta la famiglia, quindi non curativa, ma per il benessere quotidiano. Cosa manca a Fondanara? In questo momento a Fondanara manca sostanzialmente un equilibrio con quello che è il mercato, perché c'è ancora molta confusione sul mercato, la qualità viene penalizzata anche da paesi emergenti che vengono e si propongono sul mercato con prodotti non all'altezza dell'olio extravergine d'oliva di qualità, quindi sarà una battaglia continua nella comunicazione, prima di tutto, e nella costanza della ricerca qualitativa di un prodotto che ha nome Fondanara. Proprio perché siamo in un mondo che ormai è globale, probabilmente la chiave vincente per superare i problemi dell'economia potrebbe essere, o sicuramente sarà, l'eccellenza. E quindi magari, se così possiamo dare una chiave di lettura in positivo, voi avete anticipato i tempi perché ci sarà qualcosa che nessuno potrà copiare. Ma non è vero, il problema è un altro, cioè dobbiamo continuamente ricercare insieme, creare un sistema qualitativo insieme, di eccellenza insieme. Noi abbiamo la fortuna di essere olivicoltori e anche frantoiani e non è una cosa semplice. Il pubblico lo capisce secondo te? Cioè colui che va poi a scegliere i vostri prodotti è in grado di capire quanto c'è dietro alla vittoria, per esempio, non solo di una medaglia d'oro, ma di un lavoro che appunto affonda le radici in tempi più lontani? Ci sono tante componenti che possono pregiudicare questo. La costruzione di un marchio come Fondanara è quella dell'ambizione per il nostro consumatore, che quando apre un prodotto con Fondanara è sicuro innanzitutto della qualità del prodotto. Questo è uno sforzo che viene fatto in comunicazione, tantissimo, negli eventi che noi facciamo, in tutto quello che è l'ambito sociale del territorio dove viviamo, stando attenti a quello che però è il nostro payoff, che è Piacere Italia e non solo Verona. E allora con questo Piacere Italia l'augurio è proprio quello di superare addirittura qualsiasi tipo di confine e di ottenere altre 1000 se non 2000 medaglie d'oro, perché i prodotti sono importanti e alla fine a vincere sempre l'eccellenza anche il vostro lavoro. Grazie. Ti ringrazio.